Trapani, altra giornata di incendi, ieri tutta la provincia. In azione Canadair e un elicottero. Mazara, danneggiamento alla lapide della madre di Vito Di Giovanni, prende posizione l'ex sindaco Cristaldi. Mazara, ennesimi disagi nella raccolta dell'organico, cittadini ormai esasperati. Mazara presentata oggi in conferenza alla manifestazione, semplicemente meraviglioso. Calcio, svolta in casa Mazara, squadra iscritta, Marino, nuovo allenatore, Franzone lascia. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima prima della pausa di Ferragosto. Apriamo con la cronaca. Ancora incendi in vari comuni del Trapanese, in azione un Canadair e un elicottero. I particolari nel servizio. Con il ritorno del vento di scirocco, ieri è stata una giornata campale sul ponte degli incendi in Sicilia. Anche in provincia di Trapani si sono registrati alcuni focolai che hanno interessato in particolare i territori di Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, ma anche Salemi ed Alcamo. Tutto il giorno svariate squadre di vigili del fuoco e dei forestali sono state impegnate per spegnere le fiamme, alimentate anche da forte vento che si è registrato nella giornata di ieri. Ad entrare in azione è stato anche un elicottero della base aerea di Trapani che ha sorvolato sia Castellammare che San Vito Lo Capo. Due interventi che hanno contribuito a far rientrare, almeno in parte, le situazioni di pericolo. L'intervento di spegnimento ha riguardato prima la zona collinare in località Grotticelle e poi è stato diretto in prossimità di alcune abitazioni e capannoni adiacenti a una strada statale, molto trafficata nel periodo estivo, nel comune di Castellammare del Golfo. Il secondo intervento invece si è concentrato sul Monte Monaco, a ridosso della rinomata spiaggia di San Vito Lo Capo. Al Salemi le fiamme hanno interessato sin dall'alba Montagna Grande e lì è stato necessario l'intervento di un Canadair, mentre ieri mattina a Trapani i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale per domare un incendio nei pressi di un mercato all'ingrosso di ortofrutta. Infine, ad Alcamo, il fuoco ha lambito il centro di raccolta comunale dei rifiuti e un volontario della protezione civile che stava operando è rimasto leggermente ferito. Un anziano è stato salvato ieri dai bagnini del servizio di salvataggio in mare avviato a Castellammare del Golfo. L'uomo, un settantenne palermitano, si era messo in mare con una barca a remi. Il vento di scirocco lo ha fatto allontanare, non riuscendo a tornare a riva. Il settantenne è stato riportato a terra grazie all'intervento del personale del servizio di salvataggio che lo ha raggiunto con un gommone. L'uomo si trovava a 5 miglia al largo dalla costa. La capitaneria di porto di Castellammare ha avvistato la barca a remi in difficoltà. Il personale del servizio di salvataggio ha raggiunto il settantenne riuscendo a riportarlo a riva. La polizia locale di Trapani, sezione Annona, nella notte del 7 agosto, a seguito dei continui controlli a tutela dei consumatori, ha accertato e sanzionato il titolare di un distributore automatico di bevande alcoliche non sito nel centro storico trapanese, in quanto consentiva oltre le ore 24 la distribuzione di bevande alcoliche. Il titolare è stato sanzionato per 10.000 euro. I distributori automatici sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Il comune di Trapani fa sapere che si assicura un continuo controllo territoriale anche a tutela dell'incolumità pubblica. L'ex sindaco di Mazara e presidente del Movimento dei Futuristi Nicola Cristaldi è intervenuto sull'atto vandalico perpetrato nei giorni scorsi a danni del funzionario Vito Di Giovanni. Sentiamo. Trovo anomalo, se non addirittura inquietante, il silenzio dell'amministrazione comunale a seguito dell'ennesimo atto di vandalismo e forse qualche cosa di più che ha colpito il dottor Vito Di Giovanni e la sua famiglia. Ancora una volta egli è stato oggetto di un vero e proprio attentato, anche se detto tra virgolette. È stata danneggiata la tomba della madre. Io credo che lo sdegno della popolazione sia emersa anche attraverso l'uso dei social. E mi sarei aspettato un pronunciamento, una qualche frase, se non addirittura un atto di solidarietà da parte dell'amministrazione comunale, stante che il dottor Vito Di Giovanni è funzionario della SRR, società di cui il Comune di Mazara del Vallo è proprietario
di 33% delle quote. Mi sarei aspettato, essendo un atto che è stato compiuto in una proprietà comunale dentro un edificio comunale, un'azione da parte dell'amministrazione comunale. Non risulta, almeno non è stato reso noto, se l'amministrazione comunale abbia avviato un'indagine anche interna. Come si fa a sapere che quella è la tomba della mamma del dottor Vito Di Giovanni? Evidentemente chi lo ha fatto sapeva dove era la tomba, quindi aveva fatto accertamenti, probabilmente aveva assunto informazioni, forse anche cartacee. È possibile che tutto questo non abbia provocato una reazione da parte dell'amministrazione comunale? Non c'è stato un solo soggetto della politica locale che abbia espresso pienamente solidarietà al dottor Vito Di Giovanni. È una delle tante vergogne a cui stiamo assistendo in questi giorni della nostra città. È nuovamente percorribile la strada che conduce alla stazione ferroviaria di Castellammare del Golfo a seguito dei lavori di messa in sicurezza sulla statale 187 dopo il crollo di un pezzo del costone sovrastante. Lo ha reso noto il Comune. Avviati il 26 luglio, i lavori del primo stralcio di messa in sicurezza sono stati finanziati dal Dipartimento regionale di Protezione Civile. L'importo complessivo dei lavori che riguarda la messa in sicurezza di tutto il costone prevede lavori per 270.000 euro che riprenderanno dopo l'estate. Il Consiglio Comunale di Alcamo, presieduto da Baldo Mancuso, nella seduta del 6 agosto ha approvato con 12 voti favorevoli e 7 astenuti il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018. Con l'approvazione del rendiconto, ha dichiarato il primo cittadino alcamese Domenico Surdi, potremo finalmente firmare i primi contratti dei precari stabilizzati a partire dai vigili urbani e i contratti dei nuovi assunti. È tornato a riunirsi ieri il Consiglio Comunale di Marsale, cui lavori hanno riguardato il dibattito sulla definitiva chiusura della casa di riposo Giovanni XXIII, con parere negativo già espresso dalla Giunta di Girolamo e su cui l'Aula era chiamata a pronunciarsi. Nel corso della seduta si sono registrati gli interventi di vari consiglieri comunali e alla fine i lavori sono stati aggiornati a oggi. E parliamo adesso di raccolta dell'organico, si registrano ancora criticità, Mazzara i particolari nel servizio. Ancora criticità a Mazzara del Vallo per la raccolta della frazione organica dei rifiuti. Ieri infatti non tutte le zone della città sono state interessate dal ritiro dell'umido da parte della ditta incaricata. Una raccolta a macchia di leopardo insomma dovuta, così come ha reso noto nel pomeriggio il Comune, ai problemi legati al conferimento negli impianti di compostaggio. La solita storia in pratica che da settimane i cittadini mazzaresi ed in verità anche quelli di tanti altri comuni della Sicilia si sentono ripetere su un mancato o parziale servizio di raccolta dell'organico. Sempre dal Comune poi ieri è arrivato l'invito agli utenti delle zone dove non è stato effettuato il servizio a ritirare i mastelli in casa, seppur pieni, nella speranza che domani lo stesso servizio possa riprendere a pieno ritmo, anche se non dipende dal Comune o dal raggruppamento di imprese, ma dalle problematiche di conferimento, come purtroppo evidenziato in quasi tutta la Sicilia. Come dire, la situazione potrebbe anche peggiorare ed il servizio potrebbe non essere svolto nella giornata di domani. Una vicenda surreale, insomma, rispetto alla quale non si intravedono soluzioni dalle parti del Comune e che potrebbe comportare altri disagi ai servizi per i cittadini mazzaresi. Una vicenda, va detto, simile a ciò che si sta verificando in altri comuni, come per esempio a Marsala. Qui però ieri il sindaco Alberto Di Girolamo ha firmato un'ordinanza con la quale in pratica ha garantito la raccolta dell'umido nel territorio marsalese ed il successivo conferimento nell'impianto della Sicilpert, nonostante lo stesso impianto sia momentaneamente chiuso per via di alcune prescrizioni rilasciate dall'ARPA. Un'ordinanza che di fatto supera tali prescrizioni con tutte le assunzioni di responsabilità del caso e che però consente a Marsala di superare seppure momentaneamente l'emergenza dell'organico.
E dal comune di Marsala questa mattina hanno fatto sapere che l'ordinanza con la quale il sindaco Alberto Di Girolamo ha disposto la ripresa a Marsala del servizio di raccolta dell'organico pone fine, ma solo provvisoriamente, all'emergenza organico. Si tratta di un provvedimento eccezionale ed urgente al solo scopo di evitare seri pericoli per la salute pubblica. Così da ieri, per un periodo di 10 giorni, la Sicilfert è stata autorizzata a smaltire l'umido prodotto in città in attesa che dalla regione giunga una soluzione definitiva al grave problema che investe tutta la Sicilia. E proprio per questo oggi il sindaco Di Girolamo è tornato per l'ennesima volta a Palermo per sollecitare il competente assessorato regionale a prendere una decisione. Sulla situazione della raccolta dell'organico in Sicilia è intervenuto ieri pomeriggio l'assessore regionale al ramo Alberto Piero Bon. Il problema, detto, è legato alla contemporanea chiusura di alcuni dei più grandi impianti di trattamento della Sicilia. La situazione è transitoria ed è già in miglioramento. Nel giro di un paio di giorni circa dovrebbe tornare tutto alla normalità. Per quanto riguarda la provincia trapanese, ha aggiunto l'assessore, i maggiori disagi sono legati alla chiusura da diversi mesi dell'impianto Sicilfert a causa di un provvedimento giudiziario. La struttura, dopo essere ripartita alcuni giorni fa, ha dovuto nuovamente sospendere l'attività in seguito ad alcune prescrizioni dell'ARPA. Abbiamo incontrato i sindaci e valutato tutte le soluzioni possibili per superare questa fase, ha proseguito l'assessore Piero Bon. Un'ordinanza degli amministratori locali, ha consentito di riprendere il conferimento nelle more che vengano rispettate le prescrizioni. Adesso ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. Si è insediato ieri a Palermo il coordinamento regionale di Agripesca. Ne fanno parte Luigi Grasso, Annalisa Spanò, Pietro Genesio, Dario Russico, Antonio Gebbia, Nicola Giacalone, Diego Licausi, Natale Amoroso, Peppe Marino e Domenico Leone. Non ci può essere impresa di pesca senza pescatori, così come non ci possono essere pescatori senza imprese di pesca, afferma il presidente regionale di Agripesca, Toni Scilla, che aggiunge: è indispensabile sburocratizzare il settore con competenza, professionalità e vera rappresentanza, lottare a Bruxelles per eliminare norme e regolamenti che non hanno logica e che non tengono conto della specificità della pesca nel canale di Sicilia. Conferenza stampa questa mattina per la presentazione dello spettacolo Semplicemente Meraviglioso. L'evento si terrà domenica in piazza Mocarta a Mazara a partire dalle 21.30. Sentiamo alcune interviste realizzate a margine della conferenza. Cosa vedremo domenica sera? Domenica sera avremo una serata magico-comica con tre artisti d'eccezione siciliani come Gianni Nanfa, Giuseppe Castiglia e l'imitatore Alessandro Gandolfo, ma anche la bravissima, si esibirà la bravissima cantante Roberta Luporto, e ci sarà a presentare con me Yolanda Di Cesare e il grande presentatore siciliano Salvo La Rosa. Come sarà la serata, Ciccio Foggia? Semplicemente meravigliosa, come il titolo. Dico che abbiamo curato i particolari, abbiamo messo un bel cocktail di comicità e con l'obiettivo quello di regalare una serata armoniosa, meravigliosa a tutti i presenti. Abbiamo lavorato nell'interesse di prendere l'eccellenza. Avremo in Piazza Mocarta un cabaret di alto profilo. Ci sarà il grande Giuseppe Castiglia, ci sarà il maestro di tutti i comici siciliani Gianni Nanfa e l'esilerante e imitatore Alessandro Gandolfo. Naturalmente non poteva mancare il grande conduttore Salvo La Rosa, che è conosciuto in tutta la Sicilia per aver presentato trasmissione Come Insieme e Come Meraviglioso. Saranno coadiuvate dalle splendide Yolanda De Cesare e Alessandra Lamia, e avremo anche la Roberta Loporto che ci delizierà con le sue note canore. L'obiettivo è quello sicuramente di fare passare una serata bellissima. Ci sarà la Matos Dance con l'associazione Abilmente Uniti, che faranno presente sul palco una bella scenica con i ragazzi diversamente abili che balleranno per la prima volta nel palcoscenico di Piazza Mocarta. Questo è l'obiettivo di questo evento. Naturalmente sarà una serata, come ha detto Alessandra Lamia, magicomica. Saranno distribuite circa 2000 bandierine in tutta la Piazza Mocarta. Ci sarà un grande spettacolo di sparacoriandoli, ma soprattutto ci sarà l'arco normanno che si illuminerà e si preparerà a festa. Ci sarà la Pirotecnica Castelli, che ha già pronto un progetto e che è per la prima volta
Porta Ambazzata del Vallo, illumineremo questo maestoso arco normanno che spesso noi non consideriamo ma che dobbiamo rivalutare. Ma l'obiettivo è quello di valorizzare la nostra città attraverso non solo l'enogastronomia come abbiamo fatto in passato con la Festa del Pane e che rifaremo in chiave futura, ma anche attraverso le nostre opere d'arte. Ci sarà Gerry Bianco che realizzerà un'opera d'arte importante che doneremo all'ospedale di Mazza del Vallo. Questo è semplicemente meraviglioso. Appuntamento quindi domenica nella piazza Mocarta con l'obiettivo quello di trascorrere una serata in colorata armonia all'insegna dell'allegria. Infine colgo l'occasione di ringraziare l'Unione Nazionale Arma Carabinieri, di quale io sono fiero, sono socio, quindi ringrazio il Presidente Vitalagna e Francesco Marino che ogni volta approva queste importanti iniziative, ma non ci fermeremo qui perché il 15 settembre ci sarà un'altra importante iniziativa che riguardano i cavalli di tutto il territorio. Detto questo, devo ringraziare anche il Comune della città di Mazara del Vallo e il Sindaco Assessore Bagnato per tutti i servizi che ci hanno dato. E sentiamo anche la dichiarazione del presentatore della serata, Salvo La Rosa. Io vi aspetto, come amo dire, cu tuttu cori, perché domenica 11 agosto saremo in Piazza Mocarta a Mazara del Vallo con Giuseppe Castiglia, con Gianni Nanfa e con Alessandro Gandolfo. È una serata organizzata da Francesco Foggia, grazie anche all'UNAC, al Comune di Mazara del Vallo. Noi ci saremo per trascorrere con voi una serata semplicemente meravigliosa. E allora, domenica 11 agosto a Mazara del Vallo ci sarà da ridere e da divertirsi, e io vi aspetto e ovviamente vi abbraccio forte con tutto cuore. A domenica. Ed ora lo sport calcio. Salvatore Bianco è il nuovo delegato della Federazione Italiana Gioco Calcio Provinciale di calcio a 5. Bianco, studente universitario in ingegneria, riveste la carica di componente della delegazione provinciale di Trapani già dalla scorsa stagione sportiva, mentre in passato ha ricoperto la carica di segretario generale della Folgore Selinunte. Parliamo adesso del Mazara, svolta per la società canarina. La squadra è stata iscritta e Dino Marino sarà il nuovo allenatore. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità, i particolari nel servizio. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai si può affermare che il Mazara Calcio è salvo e che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza. Dopo settimane e mesi di passione, trattative avviate e poi fallite, il sodalizio canarino sta per scrivere una nuova pagina di storia, una nuova pagina che vedrà alla guida una cordata di mazzaresi in subentro al presidente uscente Filippo Franzone, il quale avrebbe trovato l'accordo per la cessione della società. La svolta sarebbe arrivata la notte scorsa. Franzone passerà proprietà e timone ai mazzaresi, tra cui Girolamo Di Giovanni e Davide Tisdone. La squadra verrà quindi affidata alla guida tecnico di Dino Marino, come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Risolti, a quanto pare, tutti i nodi relativi a pagamenti e vertenze varie. A breve giro di posta dovrebbe arrivare anche l'ufficialità da parte della società, sia sul nuovo organigramma che sulla formalizzazione dell'iscrizione al prossimo campionato. Una svolta positiva, insomma, che ci si augura possa segnare l'inizio di una nuova e positiva pagina di storia della gloriosa società calcistica mazzarese. E siamo arrivati al termine del nostro telegiornale. Con l'occasione vi ricordo ancora una volta che la nostra redazione giornalistica da domani va in ferie e che l'appuntamento con il TG Vallo riprenderà puntualmente lunedì 19 agosto con la prima edizione delle ore 14. Quindi auguro a tutti voi un buon Ferragosto ed arrivederci, a presto.